Benvenuti al mio nuovo video. Oggi voglio fare un video un po' diverso dal mio solito, perché oggi mi voglio trasformare nel Grinch e parlare delle youtuber e del loro rapporto con il Natale. Voglio condividere con voi alcune impressioni che ho a dicembre solitamente, un po' diciamo in generale. Noto veramente molto conformismo, no? Nel fare video. Magari c'è il periodo in cui tutti fanno lo stesso video e vabbè, ma a Natale io dico che si esagera veramente e secondo me troppo, che ti fanno veramente passare quel poco di entusiasmo che uno può avere a Natale, perché alla fine, cioè, Natale per me almeno è un periodo dell'anno uguale a tutto il resto dell'anno, cioè a me a dicembre non cambia assolutamente nulla. Faccio le stesse cose che faccio tutti gli altri giorni, quindi non capisco perché io debba essere così euforica come ci fanno vedere loro. Mi sono fatta anche degli appunti qui nella mia agenda, così non mi dimentico nulla. Quindi mi sono segnata 7 cose, ho fatto il 3, 7 cose che ho notato e che secondo me è così. Primo, avete notato che in questo periodo tutte fanno l'unboxing dei calendari dell'avvento? Ora, sono video poi lunghissimi, interminabili, che veramente dopo i primi 2-3 minuti lo spegni quel video perché non ce la fai a seguirlo e praticamente magari nella maggior parte dei casi sono calendari dell'avvento che gli hanno mandato delle aziende e quindi sono magari costrette anche a farcelo vedere, ma ci sono anche casi di youtuber che se li comprano con i loro soldi, si comprano questi calendari dell'avvento e fanno questi video lunghissimi che praticamente consistono in una carrellata di prodotti, a volte anche di marche sconosciute, quindi tu vedi questa carrellata di prodotti senza sapere se sono buoni, se non sono buoni. Quindi è un po' come se, diciamo, ti concedi 20 minuti, mezz'ora e vai a farti un giro in una grande, magari, profumeria e cominci a guardare random i prodotti fra gli scaffali, cioè è la stessa cosa. Quindi guardi questi prodotti e dici sì, magari carino questo packaging e finisce lì. Poi magari però la cosa divertente, tra virgolette, di questi video unboxing dei calendari dell'avvento è che trovano magari un rossetto rosso, uno smalto rosso, oppure una palettina con 3-4 ombretti marroni e si esaltano come se avessero trovato non so cosa, che avranno 1000 di questi prodotti uguali, identici, anche meglio magari, no? Nella loro collezione enorme. E quindi niente, si esaltano per queste cose che magari non metteranno mai assolutamente. E quindi niente, questa è la mia impressione. Cioè, questi video che tutte fanno, secondo me, se li possono anche risparmiare perché sono assurdi. Trasmettono veramente un finto entusiasmo, secondo me. Numero 2, i Vlogmas. Allora, a dicembre, a parte quell'oretta che dedichi a fare l'albero, a parte quell'oretta che dedichi a mettere magari qualche addobbo natalizio in casa, a parte il tempo che devi spendere per fare i regali, ma che cosa c'è di diverso rispetto agli altri giorni? Tutti andiamo a scuola, tutti andiamo al lavoro, tutti facciamo la nostra stessa solita vita, andiamo in palestra, cioè la routine è sempre la stessa. Quindi, innanzitutto non capisco perché chiamare i vlog vlogmas, forse perché è sempre in tema natalizio, ma di natalizio poco c'è. E quindi niente, già al 30 di novembre, fine novembre, ci annunciano tutte, e forse io la considero quasi una minaccia, che a dicembre ci riempiranno di vlog, che inizieranno i vlogmas, che sono vlog uguali a quelli degli altri giorni, a parte, ecco, magari quello dedicato all'albero, quello dedicato allo shopping, ma insomma vlog sono sempre quelli.
e quindi non capisco né il senso del nome e né il senso di volerli fare più del solito, perché di diverso comunque non c'è nulla. Numero 3. Ma avete visto quando fanno questi vlog l'entusiasmo che c'è nella loro voce quando magari inquadrano un'illuminazione per strada o un albero o una vetrina, che magari sono anche gli stessi dell'anno scorso o poco cambia, e quindi io non capisco questo entusiasmo per due luci, per un albero, cioè alla fine sono sempre quelle e io non riesco proprio a capire tutto questo entusiasmo, perché secondo me la gente normale che non fa lo youtuber di lavoro non è così entusiasta. Poi video sulle idee regalo. Tutte immancabilmente fanno il video sulle idee regalo. Cosa regalare per Natale? E maggior parte dei casi si tratta di prodotti che gli hanno inviato e quindi ci dicono a noi di comprare per regalare. Però insomma sono video anche questi che fanno tutte, quindi visto uno, visto già il secondo, il terzo è uguale agli altri. Spesso infatti fanno vedere anche gli stessi prodotti che hanno inviato, quindi no, a me sinceramente non è che ti danno molte idee per fare i regali. Io più o meno insomma le persone a cui devo fare regali le conosco e sono sempre quelle, e comunque anche le cose che ci dicono, tra virgolette, insomma, che ci consigliano di regalare sono sempre quelle. Tutti gli anni sono sempre quelle, cambieranno le marche, cambieranno le cose, ma le cose sono sempre quelle. Quindi altri video inutili che però abbondano in questo periodo su YouTube. Poi numero 5. E perché non vogliamo parlare anche di quei video haul pieni di cose natalizie, a tema natalizio, che praticamente usano una volta o forse neanche mai, perché magari lo comprano solo per fare il video, e improbabili anche golfini con fantasie assurde, e tutti ci dicono: ah, questo l'ho preso perché lo metto il giorno di Natale e il giorno del pranzo di Natale. E tutti gli anni è così. Se tu guardi una youtuber, una, e tutti gli anni a Natale fa il video haul, e tutti gli anni nel video haul c'è l'immancabile golfino che metteranno il giorno del pranzo di Natale, e magari è anche un po' a tema natalizio. Avranno l'armadio pieno di questi golfini che mettono solo quel giorno, perché poi non avrai mai più il coraggio di mettere una cosa del genere, e quindi anche questi video haul no, trasmettono un finto entusiasmo. Numero 6. Ma avete notato quando fanno i vlog che magari vi dicono: ah, oggi devo andare in giro a fare regali di Natale, e sono alla fine della giornata entusiaste perché hanno mille sacchettini, hanno speso 1000 euro, non lo so quanti, per i regali, e sono così felici, entusiaste di aver fatto questi regali? La gente normale non è contenta di spendere soldi per fare regali, di andare in giro a fare regali. La gente normale non è contenta, e secondo me anche loro sono, anche in questo caso, finte. Numero 7, l'ultima mia osservazione, è che ogni volta che fanno un video dal 1 di dicembre al 25 di dicembre, ogni volta che nel loro video, qualunque video, compare la parola Natale, si accendono, brillano e cominciano ad esaltarsi: ah, perché questo periodo lo adoro, ah, perché è il mio periodo preferito dell'anno, ah, il Natale, io in questo periodo sono sempre contenta. No, a noi veramente il Natale ce lo fate odiare, secondo me, sempre di più ogni anno che passa, di più, perché veramente tutto questo
questa omologazione, no, tra youtuber a me un po' ha stancato. E quindi niente, io oggi volevo condividere queste mie osservazioni con voi. E però fate anche conto che io non è che sto tutto il giorno su YouTube a guardare i video. Li guardo, ecco, una mezz'oretta, ora che ho la pausa pranzo, insomma, molto così, velocemente. Eppure già mi hanno stancata. Quindi immagino chi magari, che ne so, passa più ore di me su YouTube. Che scatole grosse così che posso avere già dopo la prima settimana di dicembre. E quindi niente, fatemi sapere se anche voi la pensate come me, se anche voi avete avuto le mie stesse impressioni, o se sono io quella che ogni anno di più si trasforma veramente nel Grinch e tra poco diventerò verde proprio, cioè diventerò proprio cattivissima, no? Acida. Però poi io questo penso. E quindi niente, fatemi sapere insomma cosa pensate anche voi. Vi ricordo che qui trovate insomma tutti i social dove mi trovate, insomma sotto vabbè ci sono i link, però qui avete insomma tutta un po' una carrellata di social dove sto. E ultimamente sto soprattutto su Instagram, dove pubblico, devo dire, quasi ogni giorno foto. E insomma ho preso questa cosa di fare foto, e se volete dare uno sguardo insomma al mio profilo mi fa piacere. E quindi noi niente, ci vediamo al prossimo video e quindi ciao, e non vi dico buone feste o buon Natale assolutamente, ciao.